intervista. Siamo al penultimo appuntamento, poi chiuderemo con l'architetto Baldi alle ore 17, però adesso siamo alle ore 16 con Stefano Bianchetto, direttamente da Fornaci Calce Grigolin. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli utenti collegati. Bene, io ricordo chiaramente che Fornaci Calce Grigolin è main sponsor, main partner praticamente della mostra di architettura multimediale. Ecco, qua vedete il catalogo, il libro della mostra che potete venire a ritirare gratuitamente direttamente in fiera. Noi siamo in Galleria -1, stand G22F. Ecco, in questa mostra multimediale sostanzialmente sono raccolti i 202 progetti che abbiamo pubblicato nel 2015 sui tre portali Ristrutturare un web, Legno web e Design un web. Sono molto contento poi, tra l'altro, di avere appunto Stefano Bianchetto, proprio perché con lui abbiamo affrontato alcuni seminari su alcune Certo. tematiche relative quindi a quelli che sono argomenti proprio di interesse pressante per i progettisti, cioè sistemi a cappotto, rivestimenti nelle ristrutturazioni appunto Esatto. di facciate, solai, massetti, eccetera. Insomma, veramente tantissime casistiche di argomenti. Io partirei adesso a questo punto, ricordando che tra l'altro voi siete in fiera Sì. qui, e do l'indicazione, potete trovare Fornaci Calce Grigolini allo stand D2344. Quindi adesso ci sarà questa breve anticipazione, poi Certo. per poter sviluppare ulteriori argomenti potete andare a trovarli direttamente in fiera. Assolutamente. Allora, ci vuoi dare un po' un'indicazione di quella che è la tua figura all'interno di Fornaci Calce Grigolini? Sì, Ecco. allora, io sono l'architetto Stefano Bianchetto, mi presento, faccio parte del team di assistenza tecnica di Fornaci Calce Grigolin. Parlo di team perché avendo un insieme di prodotti molto molto vasto, ci siamo, come dire, suddivisi i compiti, ecco, a seconda delle tematiche dei sistemi da affrontare. In particolare oggi parleremo di sistemi a cappotto piuttosto che rivestimenti. Gli altri colleghi seguono altre tematiche che possono essere appunto il pacchetto di pavimentazione, piuttosto che i prodotti tecnici da ripristino, piuttosto che il settore della bioedilizia, appunto con delle figure specifiche dedicate all'assistenza pre e post vendita. Ottimo, chiaramente oggi diventa fondamentale, ma ne parlavamo prima un po' in tutti i settori, l'aspetto, come dire, sicuramente manutentivo e di gestione, non solo, si parlava prima e si portava ad esempio delle macchine, no? Delle macchine, quindi dell'automobile, dell'autovettura, ma di tutti quelli che sono poi sostanzialmente gli apparati tecnologici, quindi le caldaie, Certo, eccetera. certo. Diventa fondamentale la gestione anche del sistema edificio. Quindi io realizzo un cappotto, realizzo una finitura di una facciata, devo anche gestirla a livello manutentivo, no? Assolutamente sì, nel senso che diciamo che si tende e noi approviamo questo tipo di, e noi stessi cerchiamo di spingere questo tipo di logiche di specializzazione sulla tipologia sia costruttiva che anche realizzativa. Nel senso, penso che sia molto importante sia per un progettista, in quanto appunto progettista piuttosto che direttore dei lavori, piuttosto Certo. che anche amministratore di condominio, sapere che se si parla di manutenzione di facciata, hai a che fare con un'azienda che produce determinati materiali, che ha, delle figure tecniche specifiche e che anche lavora con degli operatori specifici. Ricordiamoci che anche qui ci sono i vari operatori sui cantieri, il massettista piuttosto che il pittore, piuttosto che l'intonacatore, sono delle figure che secondo me devono essere assolutamente specializzate nel tipo di lavoro di intervento che deve essere realizzato, ecco. Certo.
E quindi anche noi, proprio per il fatto che siamo un team e ci siamo suddivisi i compiti in modo da poter dare, interfacciarsi poi con queste figure all'interno del cantiere, assolutamente, no? Sì, in modo da dare le risposte precise di cui c'è bisogno soprattutto adesso in questo settore e in questo momento, periodo, soprattutto in questo periodo, esatto. Ecco, su questo diciamo noi chiaramente affronteremo oggi e poi nella giornata di dopodomani due tematiche differenti che già abbiamo affrontato nei seminari. Per chi segue Ristrutturare un Web già sa di cosa stiamo parlando. Oggi parleremo sicuramente di quelli che sono i sistemi a cappotto, riqualificazione energetica, una parola che oggi è diventata fondamentale, quindi c'è un patrimonio di immobiliari, di edifici in Italia ampissimo. Però da un punto di vista energetico è sicuramente un patrimonio da riqualificare, quindi non solo da un punto di vista architettonico ma energetico. Quindi i sistemi a cappotto che voi proponete, se ci potete dare delle indicazioni, certo. E soprattutto si parla tanto di certificazione, come incide questa nei sistemi che voi state proponendo? Allora, penso che in un contesto come il Clima House sia fondamentale porsi con delle tematiche ben legate appunto al tema dell'isolamento termico, del risparmio energetico e della riqualificazione. Ricordiamoci che realizzare un intervento di isolamento termico a cappotto su un edificio esistente comunque è un intervento di ristrutturazione e riqualificazione, quindi certo. Andiamo anche ad affrontare delle realtà di cantiere che sono ben diverse dalla nuova costruzione. Diventa fondamentale, secondo me, la scelta del materiale, in particolare del tipo di isolante da applicare, anche perché sappiamo benissimo che quando si va a intervenire sull'esistente, sul costruito, non abbiamo magari tutta la disponibilità che abbiamo sul nuovo, intendo dire spessori, piuttosto che tipologia di materiale, certo. piuttosto che vincoli esistenti sul contesto urbano, sull'edificio. Sono realtà che veramente di cantiere, ma nel senso che devono essere pensate e progettate prima e assolutamente seguite. Noi come Fornaci Calce Grigolin siamo in grado di proporre ben quattro differenti sistemi di isolamento a cappotto certificati ETA, più tutta una serie di altri sistemi accessori. Certificato ETA per noi significa un pacchetto completo di prodotti proposto da Fornaci Calce Grigolin, un pacchetto che viene appunto fatto certificare, che in realtà la nostra prima certificazione risale a più di 10 anni fa. È stata fatta, come tutte le nostre certificazioni, sono state fatte presso l'Istituto DIBT di Berlino, volutamente, sono state certificate in Germania, proprio perché crediamo che la qualità di determinati prodotti e di determinate tecniche e strumenti di prova sia anche una qualità che si va a riflettere sul materiale stesso. Certo. E diciamo che la forza di avere dei pacchetti certificati, soprattutto nella realtà attuale in Italia, permette anche di ovviare a determinate casistiche. Faccio un esempio: se si parla di resistenza al fuoco del sistema cappotto, c'è un aggiornamento di normativa che prevede, introduce un termine che è il termine di KIT. Il kit è sostanzialmente, la faccio molto breve, è un kit di prodotti che viene testato tutto insieme, viene messo sul mercato come pacchetto unico, e se il kit supera a determinate caratteristiche di resistenza al fuoco, può essere applicato in determinati contesti, piuttosto che il fatto che per contro un kit può essere definito così solo quando è stato testato tutto nel suo insieme. Non certo. So se mi sono spiegato. Se è un sistema, come esatto, dire, è un sistema che deve essere completo. Completo, testato, realizzato e venduto solo da un'unica figura. Quindi io certo. non posso realizzare un kit con dei prodotti di più
di provenienza diversa. Di provenienza diversa, chiaro. Noi, esatto, ci facciamo forti di questo perché i nostri kit, ripeto, sono stati certificati in Germania. Mantenere le certificazioni è un impegno anche costante come azienda, perché per mantenere la certificazione ETA non è solo il rinnovo ogni 5 anni del foglio di carta, ma è mantenere attive le certificazioni CE di ogni singolo prodotto, il collante, il rasante. Certo, lo stavamo vedendo proprio, esatto, prima, perché secondo me è, esatto, molto, come dire, diciamo, spiega molto bene che la certificazione CE, che, esatto, è la classica certificazione che noi vediamo anche in tutti i prodotti, certo, i giocattoli, piuttosto che certificazione del prodotto. Esatto, esatto. La certificazione di cui stiamo parlando, la certificazione ETA, invece, riguarda una certificazione non solo del sistema, esatto, ma anche della fase proprio di realizzazione, esattamente, che deve essere fatta, come dire, seguendo delle direttive che sono state approvate da ETA e che voi date. Esattamente, è esattamente, no, così. Cioè, il fatto che una certificazione ETA non è solo nominale, ma sfogliando proprio il certificato, che sono 15 pagine per dire, vengono riportate quelle che sono ovviamente i risultati delle prove, ma anche come deve essere applicato, cioè il quantitativo di collante, il quantitativo di rasante, il quantitativo di intonachino, e sono tutte cose che devono essere, e io lo ripeto sempre ogni volta che vado in cantiere, ogni volta che ho un... fai opera di formazione, sì, in quel momento, devono essere seguite, certo, in cantiere, perché altrimenti se l'applicatore, anziché applicare 6 kg al metro quadrato di rasante, ne applica 3, non è che decade, ma non l'ETA di Grigolin, decade il kit che io, certo, sto applicando lì. Diciamo, voi date le indicazioni per un, esatto, montaggio ottimale, esatto, ottimale del sistema. Esattamente, anche perché le prove, certo, che sono state realizzate dal DIPT, mm-hmm, sono tarate sui prodotti e sulle componenti che noi abbiamo dato. Ecco, quindi, certo, diventa importantissimo, sia in fase progettuale che realizzativa, conoscere quelle che sono tutte le singole componenti e anche come devono essere applicate, no, e verificate. Ecco. È giusto per dare, quando mi avete inviato la documentazione, io ricordo che potete trovare chiaramente in maniera, come dire, completa, poi quelli che sono i vari punti che sta toccando adesso l'architetto, appunto, Stefano Bianchetto, all'interno dell'articolo presente su Ristruttura Round Web, riqualificazione energetica e certificazione ETA, il valore aggiunto delle soluzioni certificate nei sistemi a cappotto che voi adesso vedete sullo schermo. Mi aveva molto, come dire, lasciato perplesso queste foto che mi avevano inviato direttamente mi avevate, sì, inviato direttamente voi, dicendo: guarda che vogliamo inserire queste foto proprio per fare capire che un non corretto, come dire, montaggio, una non corretta applicazione di un sistema a cappotto può portare veramente a un qualcosa che nel tempo può generare disastri di questo tipo, sì, no? Che questa è una foto emblematica, cioè il fatto di certificare un sistema non è tanto, come dire, un vezzo, ma è, secondo me, una sicurezza quantomeno per il progettista e per poi chi è che deve usufruire, cioè il proprietario, il committente, eccetera, no? Quindi è un fornire qualcosa in più. Assolutamente, per noi è una, non è un vezzo, ma è una qualità aggiuntiva che io do al mio prodotto, cioè un plus che io do alla mia gamma prodotti. Ci piace sempre mostrare queste immagini anche quando andiamo a fare i corsi agli applicatori, piuttosto che i corsi ai professionisti. Perché? Perché queste sono le realtà che noi, come tecnici di cantiere, abbiamo riscontrato e tuttora riscontriamo. Ma il problema, se possiamo tornare indietro un, sì, attimo, giusto per fare un esempio, il problema, ecco, di... Adesso, questo è un disastro incredibile. Inimmaginabile. Qui il problema non è che la colla che è stata utilizzata è di basso valore, qualità, certo. Qui è il problema che non è stata applicata bene, ma applicare non vuol solo dire
metto le palle di colla piuttosto che è anche certo. controllare i tempi, la posa, quanta acqua d'impasto, perché sono tutte indicazioni. Il tipo di supporto su cui il poi tipo devo di supporto, la certo. verifica preliminare, perché se il supporto è sporco, la colla si fissa sullo sporco, per dare un esempio pratico, ma in realtà dopo vediamo che anche se andiamo avanti ce ne sono anche di più. Questo è un altro, ecco, questo qui che sono cose che si vedono sì, dappertutto. E come dire, in corrispondenza, esatto, come dire, della testa. Della testa, del tassello. Del tassello. Si, esatto, qui si vedono tutte le teste dei tasselli. Io già da qui vedo che, per dire, non è stato messo il tassello nel centro del pannello, perché se certo. io guardo, quelle corrispondono tutte agli spigoli, ma manca quello in centro. Non è, certo. cioè, questo è solo uno dei punti, ma qui... La realtà è che probabilmente non è stato fatto un'applicazione corretta del tassello, soprattutto del rasante, e tutte cose che abbiamo affrontato, no, certo, quando abbiamo fatto esatto, certo. il seminario, una non corretta tempistica di asciugatura che poi si va a riflettere alla fin fine sul risultato finale. E vi assicuro, perché questa foto l'ho fatta io, che questo edificio avrà al massimo 2 anni di vita. Quindi il problema si ripropone subito, e purtroppo il problema è del proprietario di casa, assolutamente, che poi a cascata va a richiamare certo. tutte le figure che sono intervenute. E poi a quel punto su chi, come dire, di chi è la responsabilità? Esatto. È del progettista, è dell'applicatore? Siccome vale la regola del prevenire meglio che curare, certo. Noi cerchiamo di dare sempre il più possibile, anche quando andiamo in cantiere, ma non solo noi tecnici dell'ufficio tecnico, ma certo. anche i nostri referenti tecnico-commerciali che sono sul territorio, che noi, come dire, istruiamo con tutta una serie di immagini di questo tipo qui, e appunto, dove è possibile, sempre parlare, informare il geometra, il direttore dei lavori, magari anche lo stesso committente, in modo tale da dire: signori, guardate che qui bisogna fare così, così e così. Almeno certo. noi suggeriamo di fare così e così e così, perché ormai ci abbiamo fatto la pelle, non vogliamo che succedano queste cose qui, perché il primo disagio dopo è per il padrone di casa. Assolutamente, assolutamente. E direi che diventa, come dire, c'è un po' una linea comune, ne parlavamo proprio stamattina con Arnaldo Finazzi della De Faveri, che è un altro main sponsor appunto della mostra di architettura proprio sui sistemi per serramenti, ed è proprio lì la differenza, cioè le aziende che trovano, come dire, dei sistemi per la risoluzione, si parla di problemi o comunque delle difficoltà che si presentano nelle ristrutturazioni, però dei pacchetti che siano, come dire, a ciclo chiuso, giustamente per la parte, come dire, in questo caso di riqualificazione esterna, voi date un'indicazione che però il progettista o chi realizza deve dare delle indicazioni, o comunque chi le realizza deve seguire pienamente. Certo. Perché se no tutto lo sforzo che è stato fatto da voi diventa praticamente fine a se stesso. Ecco. Invece è proprio cambiare il modo di pensare, il modo di affrontare il cantiere, il modo di progettare, no, a questo punto. Certo. Chiaramente poi io su quello ricordo, di quello già ne avevamo parlato prima, che sono state date indicazioni da te, è presente un ufficio tecnico, quindi all'interno, con varie competenze, all'interno di Franci Calcio e Grigolin, in cui appunto, come dicevi prima, per i vari settori potete direttamente, quindi andando su fornacigrigolin.it o quindi all'interno di Ristrutturare un Web potete trovare riferimenti, trovare, come dire, un valido supporto. Assolutamente, siamo a disposizione proprio per spiegare, chiarire e insomma portare la nostra esperienza, ecco, a tutti quelli che vogliono avere informazioni, anche le più banali, ecco. Certo, no, che poi il più delle volte l'abbiamo visto all'interno dei seminari, tanto banali poi non sono, perché esatto. effettivamente si sviscera sempre fuori qualcosa di utile. Esatto, e importante. Esatto. Allora io ti direi grazie per questa chiacchierata che abbiamo fatto, in cui abbiamo parlato appunto di riqualificazione energetica e certificazione ETA. Ci siamo un po' chiariti le idee, forse in maniera ancora più precisa su quella che è la differenza tra le varie certificazioni CE e ETA in questo caso. Io vi ricordo chiaramente che potete trovare noi come mostre di architettura sempre qui da Climaus Bolzano, e saremo presenti da oggi, che è il primo giorno, il 28 gennaio, fino al 31 di gennaio, che è domenica, dalle 10 alle 18,
anzi dalle 9, la fiera apre alle 9, dalle 9 alle 18. Vi ricordo che potete trovare Fornaci, Calcio e Grigolin all'interno del padiglione D, nello stand D23/44. Quindi vi consiglio, chiaramente potete trovare l'architetto Stefano Bianchetto all'interno dello stand, e certo, potete, chiaramente un invito, potete porgli le domande che in questo momento vi stanno passando per la testa. Quindi, assolutamente. 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 Ottimo, io ti ringrazio Stefano, noi ci vediamo sicuramente dopodomani. Ricordo che l'intervento appunto sarà Fornaci, Calcio e Grigolin a mezzogiorno, sabato 30 gennaio, in questo caso parleremo di rivestimenti nel recupero e nella ristrutturazione edilizia, e magari parleremo anche di altro, però diciamo sicuramente un altro appuntamento collegato in parte al capotto, però in questo caso proprio riqualificazione di facciate, non riqualificazione energetica, ma ne abbiamo viste parecchie tra i vari condomini e altre cose, quindi sì. E su questo però ci diamo appuntamento a questo punto a sabato. Allora, grazie mille. Grazie a voi. Buona continuazione. Grazie Fabio e buona continuazione a tutti. Grazie. Al prossimo intervento, ore 17, l'architetto mi pare sia, sì, l'architetto Roland Baldi. Bene, a dopo. Buona continuazione.